Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Nel video di oggi vi voglio parlare di un argomento particolarmente interessante, in quanto DJI ha da poco emesso un firmware update in cui ci dà la possibilità di migliorare la connettività dei nostri droni e in particolar modo del drone DJI Mini 4 Pro e del Air 3. Ma andiamo a vedere di preciso in cosa consiste questa modifica e mi raccomando, se non vi siete già iscritti al canale, avete occasione di farlo adesso. Bene, in sostanza allora che cosa ha fatto la DJI? Ha progettato un piccolo, si chiama dongle, ovvero una device che può essere installata direttamente all'interno di una provision che c'è già all'interno dell'Air 3, oppure può essere installata come un kit a parte su DJI Mini 4 Pro. Ed in questo modo voi avrete la possibilità di volare con il vostro drone con la garanzia di avere un segnale di connessione tra il vostro radiocomando e il drone molto più efficace e diciamo robusta rispetto al semplice uso del radiocomando attuale. Come avviene questo? Attraverso la connessione 4G, ovvero la schedina 4G del drone si connette alla rete locale. In questo modo c'è la possibilità di comunicare attraverso la rete mobile anche a una distanza molto più grande di quella che era prima. Infatti vedo questo aggiornamento come molto utile per chi abita in città dove le interferenze delle frequenze sono molto alte o per chi magari in un campo aperto con una piccolissima, ad esempio, differenze di altezza del terreno, purtroppo non riesce a lanciare il drone sino al massimo della VLOS. Bene, diciamo che questa quindi è una nuova tecnologia che può essere interessante per alcuni di noi ed ora vi faccio vedere quanto costa e come fare per acquistarla. Allora, qual è il prezzo di questo kit? 149 € per il dongle, ovvero il device che consente di installare all'interno la schedina, ma attenzione, la schedina 4G non è presente all'interno. Più ulteriori 20 € per chi ha il Mini 4 Pro, perché serve appunto il kit di montaggio sul drone. Attenzione, per poter installare questo kit è importante ricordare che lo potete fare solamente se avete fatto l'upgrade del Mini 4 Pro da classe C0 a classe C1 e quindi lo potrete volare solamente se avete attestato A1 A3. Queste sono delle note importanti da far presente. Inoltre, il vantaggio è che, come dicevo prima, sicuramente in città potete essere agevolati da una migliore connessione del vostro drone, probabilmente non avrete più difficoltà nel comandarlo in quanto la connessione sarà molto più stabile. Rimane però il limite, ricordatevi, del VLOS, ovvero non potete mandare il vostro drone più distante di quanto non possiate osservarlo a livello visivo. Quindi questo è un limite che rimane almeno per il momento, a meno che non facciate degli attestati BLOS che vi consentono con delle procedure specifiche che sono poi da comunicare anche ad ENAC per ottenere l'autorizzazione al volo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi qui sotto i vostri commenti in modo tale da poterci confrontare su questo tema e ci vediamo a presto al prossimo video. Ciao, un saluto.